maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Chili C. New room band, new cuts, HTTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Buonasera, buonasera amici, 26ª giornata di campionato Lega Pro Girone C, ennesima figura meschina della nostra squadra, del nostro Foggia. Permettetemi prima di partire di salutare anche da parte di tutti i mitici e di stringerci al dolore che hanno provato i genitori di Rebecca a Messina. Detto questo, andrei subito con gli amici a analizzare la partita che abbiamo appena visto, partendo da Manu, che so che ci deve lasciare. Manu, dici qualcosa, vediamo un po' se sì, ci riesci a sollevare il morale. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, e insomma mi fa piacere di nuovo rivedervi. Il discorso è questo: io martedì la partita contro appunto il Siena non l'ho visto, ma non voglio parlare della partita. Io c'ho delle cose che non riesco a spiegarmi, e che veramente spesso e volentieri facciamo delle partite perfette, e non solo, recuperiamo anche tre gol facendo addirittura 6, e poi ricaschiamo di nuovo nel limbo più totale, improvvisamente nel giro di pochissimi giorni. E naturalmente io inizialmente dicevo, all'inizio del campionato, smettiamola di pensare a ciò che fanno le altre squadre, a sperare che le squadre sbagliano, perché poi alla fine perdi di vista tutto ciò che è intorno a te. Ma oggi che cosa è successo? È successo la stessa identica cosa, una squadra che ha veramente stentato a decollare. Io ho detto durante la chat, ma è una partita, non stiamo giocando bene, stiamo concedendo troppo, ma soprattutto il 2-2 te lo fai recuperare nel giro di pochissimi minuti. E se tu ti fai recuperare un gol nel giro di pochissimi minuti, vuol dire che tu non eri ancora concentrato, eri già convinto di aver pareggiato, di aver chiuso la partita. E io voglio dire anche una cosa: l'anno scorso a me De Zerbi non piaceva, Biagio lo sa, lo dissi l'anno scorso, però passando il tempo con voi, vivendo con voi il Foggia sia l'anno scorso, quest'anno, ho capito che il problema di fondo non è De Zerbi, è la condizione mentale di alcuni dei nostri calciatori, dei nostri giocatori. Perché qui non ci si può lamentare assolutamente di niente. I giocatori, alcuni non sono in campo, mentalmente non ci sono. Non giocano per la maglia, non fanno i compiti a casa. Io non so, secondo me è questa la spiegazione. Perché De Zerbi non è il problema, la società non è il problema. E i giocatori, alcuni che non ci sono. E giustamente i foggiani, i tifosi, che ci stiamo facendo tutti quanti insieme qualcosa come 18-19 anni di purgatorio, è normale che poi dopo dicono, ma quando deve finire sta storia? Il problema non è perdere, perché il calcio è così, nel calcio si vince, nel calcio si perde, è la bellezza del gioco in sé, ma è come giochi, è come perdi. Noi oggi non abbiamo giocato bene, non l'abbiamo fatto, ancora una volta non l'abbiamo fatto. Allora, se tu vedi partite, io non l'ho vista, però vedevo i commenti, ho visto un po' gli highlights, se tu vedi dei partite contro il Siena in cui tu fai un incontro a dir poco perfetto, il Foggia ha fatto un partitone che ha rasentato la perfezione, e poi come di nuovo nell'oblio più totale, con dei giocatori che non sono convinti, tu, cioè, uno non sa come spiegare. Questa, la maglia va sudata, devono giocare fino alla fine. Sì, mancano ancora 8 partite, ma non si può passare che facciamo un bel campionato, che eravamo i primi in classifica, e adesso neanche più nei playoff ci siamo, manco dentro.
E smettiamo di dire sì, manca. Scusami, ultima cosa, Vincenzo. Smettiamo di dire sì, mancano ancora 8 partite. Sì, mancano ancora 9 partite. No, basta. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo, basta. 18 anni, 19 anni, sono una generazione, due generazioni. Che Foggia non sta più nel calcio che conta. Non 1 o 2 anni, generazioni. Ragioniamo in questo modo. Ragioniamo in questo modo. Grazie. Bravo, bravo Manu, condivido fino la tua, non volevo essere scortese della partita. Applausi a scena aperta. Andrei da Giacomo. Giacomo, non credi che la scelta di puntare anche sulla Coppa Italia abbia influito sulla giornata di oggi? No, non credo proprio. Credo semplicemente che veramente sia una squadra fatta di indegni, l'ho già detto settimana scorsa, e si dimostrano tali. Non è possibile andare a Messina contro una squadra che non sta in piedi. Messina veramente non aveva nulla da chiedere a questo campionato, ha giocato da fermo come noi, fare una partita del genere. Veramente non so più che pensare. Io ci fossero vedessi questa sera la risoluzione del contratto per tutta la squadra, io sarei contentissimo. Veramente mi stanno veramente prendendo male, mi hanno tolto qualsiasi tipo di entusiasmo, cioè non lo so, intenti loro. Ok, Giacomo, scusami, Christian, volevamo sentire anche la tua opinione. Ciao, buonasera a tutti. Vabbè, una partita che rappresenta un po' tutto quello che è successo in campionato, cioè l'incapacità di reagire nelle situazioni di difficoltà e sporadicamente fare grandi partite, ma non basta quando l'obiettivo è alto. Una squadra che ha perso completamente la rotta, una scialuppa in un mare agitato che non riesce a trovare la direzione. Io non conosco le soluzioni, sono sinceramente molto amareggiato anch'io, non so dirvi qual è il modo migliore per affrontare questa caduta, perché non la conosco, quindi c'ho veramente poco da dire, se non a questo punto spero di, cioè istintivamente mi verrebbe da dire delle cose che preferisco non dire in realtà, perché a questo punto credo, scusate, che gli errori siano. Vi devo salutare. Un abbraccio a voi. Ciao Manu, ciao, alla prossima. Credo che gli errori siano un po' da tutte le parti, nel senso che sicuramente è facile dire che i giocatori hanno giocato male, sicuramente anche dare la colpa a De Zerbi, probabilmente ce l'hanno un po' tutti. Così come ce l'hanno anche i tifosi, probabilmente, che non hanno saputo e hanno dato troppa importanza a questa squadra quando in realtà non meritava tutto ciò. Certo, non è che possiamo dire adesso io lo sapevo, io me lo aspettavo, quando c'erano i sintomi nessuno ha reagito, abbiamo preferito andare avanti, abbiamo preferito non far finta di niente, dare ancora fiducia, anche quando probabilmente bisognava già all'epoca alzare un attimo una bandierina e dare una sveglia a questa squadra. Non siamo stati in grado di farlo e adesso ci ritroviamo a raccogliere questi frutti. E non dovrebbero essere i tifosi a farlo, però, Christian? Anche. I tifosi hanno risposto. Dicendo che le colpe sono un po' di tutti, Giacomo, non sono della squadra, dell'allenatore, ma è anche dei tifosi, insomma, perché passare dal il Foggia si ama, non si discute, alle mazzate al pullman, all'assalto al pullman, insomma c'è tutto un mondo in mezzo. Io non voglio giudicare tutto l'episodio, i singoli episodi, però voglio dire, non in B si va dopo che si ha anche una maturità, diciamo, di tifo, sia una maturità di città, sia una maturità di giocatori, sia una maturità di allenatore, cioè forse quest'anno tutto ciò non era ancora completo, avevamo soltanto di maturo la società. Speriamo che rimanga, salviamo il salvabile, speriamo che la società rimanga, perché la società è sinceramente matura in questo momento, speriamo che prenda decisioni altrettanto mature. Perfetto, grazie Christian. Diamo il benvenuto tra gli amici di Mitici ad Armando Borrelli, che credo ci sia ascoltando e seguendo dal suo pub.
Sì, un saluto a tutti. Sono... Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Purtroppo non è un piacere parlare oggi di questo Foggia, perché si sono rivisti i limiti che rivediamo da ormai tante giornate di questo campionato. Il campanello d'allarme vero e proprio, secondo me, è stato Melfi. È vero, sei diventato capolista, però hai espresso per la prima volta forse nel corso di questa stagione in maniera tanto evidente il non gioco. Oggi è mancato quello in cui crede De Zerbi, quello per cui è stata costruita questa squadra. Questa è una squadra che senza i meccanismi, senza quella giusta cattiveria che solitamente era riuscito De Zerbi a dare a questa squadra, non riesce ad andare lontano. Il problema sta nel cercare i motivi veri e propri di questo calo, che pare non sia solo un motivo fisico, ma anche, secondo me, soprattutto mentale. La squadra sembra aver avuto un miglioramento rispetto all'anno scorso, quando si arrivava alle partite clou, nei momenti clou in cui dovevi dare quel qualcosa in più per raggiungere la vetta della classifica o comunque issarti nelle posizioni importanti per i playoff, ma puntualmente non ci riuscivi. Esempio, la doppia sconfitta dell'anno scorso a Torre Annunziata contro il Savoia per 2-1, seguita da quella contro il Catanzaro per 3-0, o altro esempio può essere la partita in casa contro la Juve Stabia con il regalo di Potenza dopo il bel gol su punizione di Sainz Mazza. Quella secondo me è stata la tappa fondamentale. Lì probabilmente si sono persi i playoff l'anno scorso, perché non solo per quanto riguarda il risultato, ma anche mentalmente lì la squadra ha subito quel colpo grave che non l'ha aiutata più. E questo è quello che sta riavvenendo quest'anno. Sembrava fosse stata superata questa situazione, perché comunque la partita di Melfi fondamentalmente sì, giocata male, però si era riuscita a vincerla, si era riuscita a mettere quell'attenzione tale magari da evitare di subire quel gol del pareggio, ma poi pare si sia sgretolato tutto dopo. Quindi diviene anche difficile analizzare una partita come quella di oggi in toto, perché davvero questa squadra sembra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché noi abbiamo visto in settimana un 6-1 di quelli dove si è visto tutto quello che dice De Zerbi, tutto quello che vuole vedere De Zerbi, la grinta, l'arrivare per primo sulla seconda palla, attaccare gli spazi. Abbiamo visto un Chirico davvero molto in palla in Coppa. Probabilmente oltre a lui, oltre a Chirico, stanno venendo a mancare alcuni altri elementi chiave che si sono visti poco oggi, o comunque quando si sono visti non sono stati così decisivi come ci si aspetta da loro. Io adesso lo lascio sul generale, ma mi sembra facile capire a chi mi riferisca. Quindi questa è la mia idea sulla partita. Adesso non so se Pierluigi, che ha vissuto la partita con me qui al locale, la pensi come me. Magari, se mi permetti, lascio giusto un attimo la parola a lui. Benvenuto anche a Pierluigi. Beh, che dire, la seconda sconfitta consecutiva in trasferta tra le due trasferte di Andria proprio appunto quella di oggi a Messina. 6 gol subiti in 2 partite, a media di 3 gol a partita. La matematica non ci condanna, perché comunque sono sempre 6 punti e sono sempre recuperabili, però probabilmente la logica sì, perché non voglio pensare che è finita, però diventa molto difficile a questo punto, perché comunque sono credo 8 partite dalla prossima partita con l'Ischia. Salvare il salvabile, a mio modo di vedere, significa partecipare ai playoff. Per il primo posto è un po' difficile, almeno il terzo posto o il quarto, nel caso in cui dovesse essere appunto la quarta migliore classificata, una delle due migliori per i playoff, e vedere poi come va la stagione a giugno. Perché comunque io credo che la società qui non abbia colpe, perché comunque la società ha fatto tutto quello che doveva fare. Purtroppo è stato come un po' di vivere, come diceva giustamente Armando, è stato un po' come vivere lo scorso anno tra Savoia e Catanzaro, 2-1 e 3-0, anche qui tra Andria e Messina 3-0 e 3-2.
quindi c'è poco da dire. Poi non so se gli schiaffi possono, che sono stati dati sull'ultima, possono avere una buona reazione, però diventa davvero difficile anche dare un giudizio sulla partita di oggi, perché comunque c'è stata una reazione anche dopo il gol del 1-1, però poi alla fine fino a Natale era andato tutto benissimo, 8 gol subiti, 4 vittorie di fila, Cosenza, Agrigento, Martina e Caserta, poi dal dopo le vacanze di Natale poi non si è capito più niente, diventa anche difficile poter dire qualcosa in questo momento, ecco. Perché fino a Martina, la vittoria di Martina secondo me è stata la vittoria nella quale si è vista la cattiveria, la grinta, la voglia di cercarsela fino all'ultimo minuto, anche perché io ero presente lì a Martina e lì c'è stata la grinta, quella voglia di prendersi la vittoria a tutti i costi, nonostante il muro eretto dal Martina davanti alla propria difesa negli ultimi 20 minuti. Poi infatti prendiamo 3 gol a partita ultimamente, fissi. Prendiamo 3 gol a partita fissi, non siamo più la migliore difesa. Purtroppo sono. È incredibile, non credo che sia solo colpa del portiere, non può essere solo colpa. Nelle ultime 6 partite, credo 17 reti. Correggetemi se sbaglio, credo 17 reti nelle ultime 6 partite. Un campanello d'allarme, dire poco, però. Sta di fatto che la realtà è questa, perché nel calcio con i se, con i ma, con i però non si può parlare, a mio modo di vedere così. Perfetto, grazie per Luigi. La cosa che mi fa specie è vedere le nostre facce un po' rassegnate, insomma, noi che siamo tifosi sfegatati del nostro Foggia. Vabbè, andrei a questo punto da Biagio e tirerei in ballo anche lui per sentire un attimino il suo pensiero e ti chiedo, Biagio, non credi che la paura abbia influenzato questa partita? Cioè che abbiamo giocato un attimino col freno a mano tirato rispetto all'ultima partita che abbiamo visto col Siena? Buonasera a tutti. Ma senti, non credo sia stata una questione di paura. Io ritengo che oggi sia stata la conferma del fatto che un campionato di Serie C si gioca mettendo in campo una squadra in maniera molto concreta. Io non ho visto oggi la peggiore partita fatta da alcuni singoli, non posso addebitare neppure a Micale la colpa di una sconfitta come quella di oggi, perché in almeno 2 dei 3 gol probabilmente tantissimo non poteva fare. E anche gli altri hanno giocato con uno standard normale per quello che loro sanno fare. Penso che quel tipo di gioco messo in campo, ormai siamo in una fase avanzatissima, non è quello giusto per questo tipo di campionato. Cioè noi non ci sono squadre capaci di giocare con un gioco che si sviluppa in orizzontale. E come si fa in campionati diversi dove gli stadi sono diversi, i campi sono diversi, si gioca in maniera comunque anche le squadre minori giocano in maniera un pochettino più aperta, insomma lo sappiamo che dobbiamo giocare su campi come quelli di Messina, come quelli di Melfi, come quello di Agrigento, lo sappiamo prima, non è che lo abbiamo scoperto adesso. E l'errore di valutazione è stato pensare che si potesse andare a fare un campionato di vertice quale quello che ci eravamo prefissati di fare, che si era prefissata la società, tutto l'ambiente, e invece farlo con quel tipo di gioco non è mai riuscito a nessuno, non è riuscito neanche al Foggia. Devo dire che condivido in pieno, si rivedrà nella registrazione, lo sfogo di Manuel ha fotografato lo stato d'animo dei tifosi del Foggia, la forte delusione che c'è quest'anno. Noi non abbiamo dato colpe eccessive alle società che si sono susseguite in questi anni quando non siamo riusciti a vincere un campionato, però questa volta noi eravamo convinti tutti quanti, credo tutti eravamo convinti, anche dopo quel primo mese andato così male eravamo convinti che sarebbe stato l'anno in cui andavamo ad ammazzare il campionato. Non è andato così.
e condivido l'intervento dell'ultimo amico che è intervenuto dal Sirarbo, Pierluigi. Guardate, è una cosa che si era detto anche ormai nelle ultime puntate, guardate che l'obiettivo dei playoff diventa un obiettivo raggiungibile ma non facile. In questo momento ci siamo fuori. In questo momento ci siamo fuori, cerchiamo di capire che dobbiamo entrare nella mentalità che quello è il nostro obiettivo, non per altro, non perché ci illudiamo che andiamo lì e vinciamo, perché secondo me è molto complicato, però perlomeno cerchiamo di capire che se non si è più concreti probabilmente non si riescono ad ottenere risultati in questa categoria. Questa è una cosa che secondo me andrebbe fatta. Perfetto, visto che ci siamo, se vogliamo mandare i consigli pubblicitari, altrimenti sì. Andiamo, facciamo un altro giro. Sì, va bene, mandiamo la pubblicità e poi andiamo avanti. Perfetto. Signore e signori, pubblicità. Armando, dimmi, entri in un qualcosa. Vincenzo, ripartiremo da te. Eccoci rientrati, cari amici, a Biagio. Ti dico che appena avremo degli altri amici al telefono, chiedi tranquillamente la linea. Ok. E andiamo avanti. Cristian, ora la domanda è d'obbligo, cosa si fa alla prossima partita? Cioè, abbiamo Ischia in casa, dobbiamo stare vicino comunque a questa squadra, non possiamo buttare tutto alle ortiche. Guarda, se io sto a Roma, tu lo sai, ma se a Foggia le sensazioni dei foggiani saranno le stesse che sto provando io in questo momento, Ischia la vedo male. Nel senso che comunque mi aspetto un po' di contestazione, forse anche un po' tardi, e probabilmente sarà una di quelle partite dove bisognerà scendere in campo per vincere assolutamente, ma io penso che da qui ad Ischia succederanno tante cose, nel senso che adesso credo che il silenzio stampa o quello che sembra essere un silenzio stampa adesso dovrà essere tolto, perché a questo punto bisognerà dare delle spiegazioni a noi tifosi che le meritiamo. Non meritiamo certo prestazioni del genere, meritiamo di capire che cosa sta succedendo realmente, perché sì, ok, a Siena abbiamo fatto un'ottima prestazione, ma a questo punto il Foggia ci ha dimostrato che non è quello di Siena. E quindi ci devono convincere che abbiamo assistito all'ennesima partita falsa, che in realtà l'obiettivo è sempre quello, rimane quello, che va tutto bene, che non ci sono problemi negli spogliatoi, che non è un problema fisico. Ci devono convincere di questo. Io mi aspetto che ci provino almeno a convincerci, perché Ischia diventa fondamentale. Però da qui ad Ischia io mi aspetto di tutto e di più, cioè, mi aspetto che la società prenda finalmente... Pronto, Cristian, pronto Michele? Chi parla? Siamo in trasmissione, Mitico Channel, sì. Ciao Michele. Sì. Ciao, sono Biagio, ciao. Sono Biagio, ciao. Allora, come commenti rapidamente? Ovviamente noi ci siamo già espressi anche gli amici, però vogliamo sentire anche il
il tuo commento. Cosa c'è da dire? Sono tristemente amareggiato, perché dopo la prestazione in Coppa Italia con il Siena, ci eravamo un pochino, almeno io personalmente, mi ero convinto che le cose sarebbero migliorate, che avremmo riconquistato non, se non la prima posizione, almeno quelle posizioni tali da poter aspirare alla promozione, almeno prima dei playoff. E purtroppo mi ricordo quando ero ragazzo c'era una serie televisiva che si chiamava Illusioni Perdute. Illusioni perdute non del tutto, che voglio dire? Non mi aspettavo assolutamente questo risultato, soprattutto in casa di una squadra che ormai non aveva niente, o non ha tuttora niente più da chiedere al campionato, una squadra più che tranquilla, una squadra che non lontana dalla zona retrocessione, lontanissima dalla zona promozione, per cui ecco perché dicevo ero convinto che il Foggia avrebbe fatto risultato a Messina. Michele, secondo te sono a rischio anche i playoff? No, finché la matematica ci comporta, non lo so, perché adesso credo di aver capito che siamo al quinto posto, dammi conferma, perché non ho ancora avuto occasione di rivedere la classifica. Sì, siamo fuori, in questo momento. Al quinto posto, a un punto dalla quarta, sì. A un punto dalla quarta. Ora, la cosa che mi lascia pensare è che non solo adesso sei costretto a lottare contro le tue dirette concorrenti alla terza o quarta posizione, ma devi guardare anche gli altri gironi, devi guardare nelle quarte degli altri gironi, perché tutti sappiamo che poi sono le due migliori quarte che possono aspirare ai playoff, per cui bisogna tenere d'occhio anche gli altri due gironi, oltre che tenere d'occhio almeno quel quarto posto che può consentirci di giocarci poi, come dire, la carta finale nei playoff. Ormai il primo posto è irraggiungibile, avendo il Benevento 6 punti più del Foggia, sono alla nostra portata ancora, ripeto, se andiamo a guardare la matematica, perché se poi andiamo a guardare il gioco, Dio santo, non si possono subire 9 gol fuori casa in tre partite, e la difesa, quella difesa che risultava essere la meno perforata alla fine del girone di andata, non solo del nostro girone, ma addirittura di tutti i campionati professionistici, quella difesa che ormai non lo so, non esiste più, perché succede che ogni qualvolta l'avversario tira in porta, ogni qualvolta l'avversario ci attacca, l'avversario quest'ultimo trova facilmente il gol. Certo. Io mi sono rammaricato subito sull'1-0 quando il terzino Yogul, come si chiama lui, ha avuto il tempo di avanzare, di prendere la mira e di centrare la porta senza che nessuno dei nostri difensori lo abbia contrastato. E ho rivisto lo stesso gol che in casa ci fece la Juve Stabia, quando l'avversario trovò quel gol senza che nessuno dei nostri difensori lo abbia contrastato. E così dicasi anche del calcio d'angolo, dove nessuno è saltato, ma anche il terzo gol, insomma, l'avversario solissimo. È vero, era un'azione, certo, di contropiede, per l'amor del cielo, però insomma, sì, Anzola ha tentato un contrasto che poi effettivamente non c'è stato, e questo allora ti fa pensare, perché bene o male le occasioni le abbiamo avute, le occasioni per, non dico vincere la partita, ma almeno per impattare, per fare il pareggio, abbiamo avuto un portiere avversario che le ha parate quasi tutte, però
Va bene, Michele grazie del contributo. Vedo che alla fine poi ci esprimiamo anche da posti diversi, tutti nello stesso modo. Quindi, evidentemente, io non ho avuto occasione di sentire. Però ti posso assicurare che siamo tutti in sintonia con quello che hai appena detto. Unica chicca diversa che fa diverso il tuo intervento è la citazione di una sitcom che onestamente ignoravo. Ce la puoi ripetere, perché questo ci arricchisce. Illusioni perdute, andare in onda negli anni 60. Illusioni perdute, perfetto, era uno sceneggiato televisivo. Allora si vede che questo sceneggiato era... No, attenzione, per l'amor del cielo, non voglio sottolineare, voglio ribadire questo. Non è che adesso dobbiamo, come dire, pensare che tutto è perduto. Dico, le mie illusioni, le nostre illusioni, quelle che ci lasciavano pensare ad un risultato positivo dopo Messina, purtroppo quelle illusioni si sono sfumate, sono perdute. Grazie Michele, grazie dell'intervento, grazie te, sempre puntuale come sempre. Grazie. Ciao. Allora Vincenzo, sì, penso ringraziamo Michele per il suo intervento. A questo punto io andrei da Armando. Armando, sì. Come si fa a uscirne ora? Magari vi suggerirei di uscirne cercando di capire chi di voi conoscesse Illusioni Perdute. Perché? Siamo un po' fuori, io credo un po' tutti fuori tempo massimo, cioè, negli anni 60 forse, tranne, non lo so, forse il Biagio. No, mi fa piacere poter dire che io non lo conoscevo, quindi evidentemente è qualcosa di quando forse a casa non era ancora arrivata la televisione, perché poi non è che noi siamo nati con la televisione, però io non la conoscevo, mi fa piacere quindi che poi c'è qualche tifoso del Foggia che evidentemente è di qualche anno prima di me. Ti ridò la linea. Sì, tutto un arricchimento anche questo. Vabbè, Armando, ti dicevo, come se ne esce ora? Come si fa a stare intorno a questa squadra, a sostenerla e soprattutto incrociare le dita per arrivare ai playoff? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, perché penso che se c'è qualcosa che forse non è mai mancato a questa squadra è stato proprio il sostegno da parte dei tifosi, da parte comunque anche di buona parte della stampa, perché molte volte viene criticata la stampa di essere lontana da questa squadra, ma se faccio un esempio, allora Mihajlovic a Milano cosa dovrebbe dire? Che ogni partita viene dato per esonerato? È una bella domanda, perché la vera svolta secondo me deve arrivare dall'interno, questo Foggia deve ritrovare la fiducia, perché io penso che onestamente se il Foggia ora come ora, adesso è fuori proprio dal discorso playoff, ma casomai dovesse rientrarci, insomma non so in che condizione psicofisica ci arrivi a giocarsi questi playoff. Non è come quando ci arrivammo nel lontano 2006-2007, ormai lontano 2006-2007, che comunque dopo il cambio di allenatore ci fu quella svolta mentale con la squadra che comunque ci ha creduto, arrivò quel gol di Mastronunzio al 95esimo quando sembrava tutto perso, e quella fu comunque una molla importante, perché ti dice ero là per averla persa, poi mi ritrovo, mi gioco la finale, vinci la finale d'andata, insomma. Poi quello che è successo lo sappiamo purtroppo, però quelli sono è l'imponderabilità del calcio, come si suol dire. Se questa squadra non ritrova la mentalità giusta, secondo me non riesce più ad esprimere quello che era il suo massimo, quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione, diventa davvero difficile anche trovare
una soluzione, perché ripeto, la svolta può arrivare solo dall'interno, solo quello che c'è lì all'interno può sapere cosa c'è di sbagliato. Io non so se De Zerbi avesse preparato la partita a questa maniera, di certo non può essere un alibi il discorso del campo, che abbiamo visto che era in pessime condizioni, però così come in pessime condizioni per il Foggia lo era anche per il Messina, e tra l'altro anche a Martina Franca il campo era più o meno in quelle condizioni, alla fine ci si è riusciti a tornare a casa con i tre punti, anche a Melfi si è riusciti a tornare a casa con i tre punti. Diventa davvero difficile, ripeto, se la squadra arrivasse adesso, se il campionato fosse finito oggi e il Foggia fosse arrivato ai playoff, dovesse disputare i playoff, non so in che maniera disputerebbe questi ultimi, perché davvero oggi si è visto poco, anzi si è visto nulla di quello che questo Foggia ci aveva fatto vedere in passato. Perfetto, Giacomo, ma non è che queste squadre ora hanno cominciato a capire che noi ci giochiamo in questa maniera, quindi palla avanti e pedalare contropiede a tutto spiano per cercare di infliggerci il gol, insomma per farci gol? Non pensi che sia il caso di variare qualcosa, specialmente lì dietro, quando si prendono tre gol a domenica, insomma? No, non credo che sia questa la questione, anche perché oggi mi è sembrata una partita meno dezerbiana che abbiamo fatto nelle ultime partite, molti lanci lunghi. Il problema sta proprio, secondo me, nell'impegno che ci mettono questi calciatori. Emblematico è stato un caso in cui eravamo sotto di un gol e c'era un calcio d'angolo con Sarmo che aspettava la palla da raccattapalle ed era a due metri, poteva correre e andare a battere. Hanno giocato con calma, come se stessimo vincendo 2-3-0. Non credo neanche, e mi riferisco a quello che ha detto Biagio prima, che sia una questione di gioco. Mi spiego. Noi finché abbiamo giocato, e abbiamo giocato bene, eravamo primi in classifica, vincevamo le partite, facevamo delle grandi partite, non è una questione di concretezza. Qualcosa a un certo punto si sarà rotto nello spogliatoio, piuttosto che, non lo so, tra di loro. Cioè, abbiamo fatto errori che secondo me sono banali e indipendentemente da qualsiasi tipo di gioco. Cioè, lo Iacono che regala la palla al giocatore del Matera al limite dell'area non è una questione di gioco, è una questione che facciamo degli errori stupidi. Detto questo, appunto, non credo, come ho detto prima, che sia una questione di gioco. È che semplicemente non c'hanno voglia, non hanno voglia, non si impegnano. Io posso, per me davvero li caccerei tutti, io non li potrei vedere più neanche uno di quelli che ci sono qua. E mi auguro che succeda, che vadano via alla fine di quest'anno, indipendentemente dal fatto che possiamo andare in playoff, andare in Serie B. Per me sono veramente, come ho già detto settimana scorsa, come ho detto all'inizio di questa puntata, indegni. Sì, sono considerazioni che per forza di cose bisogna accertare e farle proprie. E a questo punto vado da Cristian, ma a questo punto non pensi che, cioè, la mia considerazione è che quest'anno era un peccato, perché abbiamo visto che il campionato è livellato ma verso il basso, quindi era l'annata giusta per noi per emergere, visto anche quello che si è fatto l'anno scorso. Posto che la società ha rinnovato il consenso a De Zerbi, ma ora la stessa domanda un po' che ho fatto ad Armando, ma cosa si deve fare per cercare di raggiungere questi benedetti playoff? Cosa bisogna fare? Ammesso che rimanga lo stesso allenatore, che ha, diciamo, bocce ferme, ti dico che bisogna lavorare sodo, continuare a lavorare sodo, ma soprattutto bisogna motivare la squadra, perché io cioè la cosa che mi dà più fastidio non è il gioco, perché alla fine qualche occasione il Foggia l'ha fatta, l'ha creata, no? Cioè non abbiamo perso una partita come ha perso la Casertana oggi contro il Benevento, abbiamo perso una partita perché non siamo riusciti ancora una volta, e qui questo è un film già visto, purtroppo, a differenza di Giacomo, io penso che sia un film già visto, non riusciamo a concretizzare alcune occasioni, perché se Iermelo avesse sfruttato meglio alcune palle e Angelo avesse avuto quella fortuna o quel tocco magico che già in passato ha avuto in altre partite, ha dimostrato di avere,
Oh, se fossero andate bene dentro alcune palle, alcune azioni, quindi se Chirico fosse stato lo stesso Chirico di Siena, forse adesso staremmo parlando di un'altra partita, forse adesso staremmo parlando di episodi di sfortuna. Però il non saper gestire neanche il pareggio al 90esimo mi dà i nervi, perché tu sei riuscito comunque, grazie a delle fagiolate, a delle situazioni di fortuna, a pareggiare e a riprendere in mano quel poco che ti puoi riuscire a prendere di una partita, e niente, anche davanti al 90esimo minuto comunque non hai la forza, la capacità di gestire neanche un pareggio. Questa squadra non è una squadra che può affrontare neanche i playoff, cioè, se devo essere proprio sincero, perché io mi vergognerei ad andare a affrontare i playoff in questa situazione. Quindi il rimedio è sicuramente quello di ricominciare da zero prima possibile, cioè di tirare fuori tutto il marcio che c'è, perché soltanto tirandolo fuori e prendendo atto che c'è del marcio forse lo si riesce a superare, perché attualmente da soli interni allo spogliatoio la squadra non ce la fa a superarlo il marcio, quindi ha bisogno di esternarlo, ha bisogno di un aiuto esterno che io spero non siano i cerfoni dei tifosi, insomma. Perfetto, scusami Giacomo, approfittavo per leggere una mail che è arrivata in chat dell'amico Francesco, il quale ci domanda, io vorrei sapere perché De Zerbi continua a seguire gli allenamenti del Barcellona se poi alla fine giochiamo male così. Ecco, è una domanda che vi giro. Giacomo, se volevi aggiungere qualcos'altro, ti faccio la domanda che ci è arrivata via mail, via chat. Beh, purtroppo non credo di essere in grado di rispondere a questa domanda, nel senso che giochiamo male. Anche guardasse gli allenamenti del Marcianise, secondo me giocheremmo male uguale, quindi non è quella la questione. Però non parlavi così fino a qualche partita fa. Ma perché sono incazzato nero. Hai ragione, ma infatti perché oggi non parli di sfortuna? Ti rispondo, infatti volevo risponderti a questo. Rispetto a hai parlato di un film già visto e rivisto, io pensavo tipo la partita col Monopoli. La partita col Monopoli è stata per me l'emblema di una partita in cui abbiamo creato una quantità di occasioni assurde che non siamo riusciti a concretizzare. A differenza però della partita col Monopoli, oggi noi abbiamo subito una quantità di occasioni che non è paragonabile, cioè oggi abbiamo rischiato, oltre ad aver già presi tre, di prenderne altre, ne avremmo potuto prendere benissimo altri gol. E purtroppo adesso una squadra rispetto al Monopoli che fa acqua, non solo in attacco dove non segna, ma fa acqua a centrocampo dove c'è confusione, in difesa dove lasciamo dei buchi assurdi. Fosse stato solo non concretizzare, non avremmo avuto tutti questi problemi. Quindi c'è stato, secondo te, siamo in un'altra fase, una fase di scendente. Ma assolutamente sì. Io vedo dei leitmotiv, un po' di leitmotiv ritornano. Oltre a quello vedo una situazione peggiorata, però il leitmotiv è sempre più o meno lo stesso, cioè sì. non crederci abbastanza. Vabbè, quello sicuro, ma quello lo contestavo già tempo fa. Poi figurati, a me che sono stato uno dei più grandi, cioè continuo ad essere uno dei più grandi sostenitori del Zerbi e più grandi sostenitori della squadra, a me fa male dire e pensare queste cose, ma purtroppo ormai non si stanno impegnando, non ci stanno credendo. Forse hai ragione tu in quello che dici, non ci stanno credendo, però stanno giocando male, e a differenza di Monopoli dove era stata sfortuna, quella di oggi è la tipica partita in cui non hanno voluto giocare, così come è stata ad Andrea, che non hanno voluto giocare, così come è stata a Lecce, dove non hanno voluto giocare. Quindi tu pensi che anche De Zerbi abbia tirato ormai in barca? Io non lo so, non riesco a decifrarla sta situazione, devo essere sincero, non so se c'è qualcuno che non vuole De Zerbi. Aspetta un ingaggio. No, non credo sia quello lì. Per me De Zerbi è un allenatore, una persona, cioè lui ci sta male quanto noi. L'ho visto infatti uscire, è stato il primo ad andare via giustamente negli spogliatoi, che doveva fare. Però secondo me lui è arrabbiato quanto più di noi, nel senso anche lui sta facendo una figura brutta rispetto allo scorso anno, dove con una squadra costruita con quattro ranelle ha fatto un grande campionato e ha raggiunto una buona posizione. Quest'anno in cui ha avuto tutto, insomma, sta scricchiolando. Quindi cioè, neanche per lui non riesco a capire che poi, tra l'altro, non riesco a capire che cosa possa portare e ai giocatori e all'allenatore giocare male in questo modo. Cioè io mi metto nella testa di questi altri quattro calciatori
che mi vorrei dire tante cose, ma mi trattieni. È stato delicato. No, questi qua. Che molti, già che li chiamati calciatori. Calciatori, vabbè. Che molti di loro neanche mai hanno vista la B, no? Dico, quando ti ricapita un'occasione del genere, mannaggia. Ma porco di un cane. Cioè l'occasione. Una società solida. Ma soprattutto che col contratto biennale, l'anno prossimo ti fai la Lega Pro, ammesso prima. Ma a livello proprio, capito, personale, io fossi in una squadra che può puntare alla B, mannaggia, manderei il 110%, ma per andare io in Serie B, poi la squadra. Io non riesco a capirmi, sono fuori di testa. Vabbè, scusate, vabbè. Sì, ma aspetta, senti, però io dico una cosa, perché continuiamo a guardare solo l'aspetto psicologico, l'approccio alla partita? Ma in effetti c'è una componente anche di gioco che non va bene, secondo me, cioè non possiamo ignorarlo. Cioè noi forse diamo un alibi comodo nel momento in cui andiamo a dire no, questi ragazzi non si impegnano, no, questi qui non ci hanno creduto. Qui non è questione di crederci, è questione che una squadra, un singolo può avere un momento di flessione. Ma quando una squadra va in campo sapendo benissimo che, perché questa volta abbiamo giocato dopo gli altri, che il nostro risultato utile sarebbe stata la vittoria, non il pareggio, la vittoria, e va in campo e continua a perché non sa fare altro, perché non è impostato in maniera diversa, a giocare per linee orizzontali senza attaccare mai, anche perché poi non so se ve ne rendete conto, ma noi non siamo in condizioni di fare i cross perché non c'è nessuno che li mette dentro, e questa è una pecca, un peccato originale che ci portiamo appresso dallo scorso anno. Quindi noi effettivamente abbiamo già dei limiti, per cui in porta ci arriviamo col tiro da fuori, oppure perché entriamo nell'area piccola, e nell'area piccola a porta vuota siamo spesso implacabili. A porta vuota e nell'area piccola spesso siamo implacabili. Cioè, a porta vuota ci mancherebbe altro. No, non cominciare che abbiamo sbagliato pure quelli. Usiamo il termine spesso, non sempre. Spesso lo siamo, però non puoi pretendere di arrivare proprio lì. Però arrivo. Armando, dici cosa vuoi aggiungere? Beh no, la squadra di De Zerbi è stata fondamentalmente costruita anche così, noi lo vediamo dall'anno scorso, che si punta al fondo e da che mondo è mondo, da che partita abbiamo visto i cross alti non se ne sono visti, sono sempre stati cross bassi, perché De Zerbi punta sul centravanti di movimento che magari taglia sul primo palo con la mezzala o la punta esterna del lato opposto, che dovrebbe invece occupare il secondo palo, poi dovrebbe esserci un terzo che si dovrebbe far trovare, diciamo, all'altezza dell'area di rigore per dare più soluzioni. Quindi questa è stata proprio una costruzione di gioco voluta dal tecnico. L'errore che c'è stato, a detta mia e anche a detta del mister, è forse non aver cercato un centravanti dalle caratteristiche diverse. Per intenderci, un attaccante, il primo che mi viene in mente in questo momento è Barclay, uno che comunque ti risolve la partita magari anche col colpo di testa, uno che si sa muovere, una punta d'area di rigore, anzi l'istinto del gol. Esatto, un esempio migliore magari può essere Marotta, che oggi non so quanti gol abbia fatto Marotta oggi. Vi dico la verità, non so nemmeno quanti gol ha fatto, però è uno che il cartellino te lo timbra sempre, cioè che sia di testa, che sia di piede, che sia, si fa trovare sempre lì, e sono di quelli, la palla la va a cercare, diciamo. Bravo. Sì. Fondamentalmente, se ci ripensiamo, un attaccante che ha fatto molto bene con De Zerbi, pur non essendo attaccante, è Sainz Mazza, perché per la costruzione di gioco di De Zerbi, e questa è una cosa che ho notato spesso a Norcia, perché a Norcia Iemmello non c'era, si puntava molto di più anche su Floriano, perché il gioco si sviluppava dalla parte opposta, quindi da zona di Angelo, per poi essere allargata rapidamente sulla sinistra verso Floriano, che avrebbe poi puntato e crossato basso al centro per chi arrivava.
E fondamentalmente sono anche come sono venuti i gol della partita delle partite di Bari e della partita contro la Lucchese, anche se in quel caso fu l'altro esterno a spingere e si ritrovò Floriano a fare il gol. Quella era l'idea di gioco di De Zerbi per questa stagione, poi è venuto a mancare qualcosa e non c'è stata una soluzione tattica, secondo me, tale da permettere di poter inventarti qualcosa di diverso quando la squadra avversaria sa ormai come gioco, perché ormai ci hanno tutti tarato, sanno tutti qual è il nostro tipo di gioco, ossia tenere questo possesso di palla prolungato per poi cercare un'ipotetica imbucata. Purtroppo non siamo il Barcellona vero e proprio, che ha attaccanti come Messi, Neymar e Suarez, che la giocata 99 volte su 100 se la inventano e la riescono a far funzionare. Tornando un attimo sul discorso Barcellona, leggevo casualmente questa mattina per caso un articolo, si diceva che il Barcellona è la squadra europea che ha sbagliato quasi più rigori, o non nel campionato spagnolo, nella cosa europea. Ho detto, che cavolo, copiamo anche in questo il Barcellona un altro poco. Cerchiamo un po' forse di discostarci da questo Barcellona, che forse cerchiamo di imitarli troppo. Ah, quindi provano in allenamento a sbagliarli? No, guarda, ho capito. No, io mi chiedevo come facevano a sbagliarne quattro consecutivi. Li provano, cioè non sono cose che uno va lì e sbaglia facile facile, come oggi la Casertana. La Casertana ha improvvisato, noi invece proprio proviamo a sbagliarli in allenamento, ho capito. Vai, vai, Armando, vai. No, ma in allenamento, sai, è una cosa completamente diversa, non c'è la pressione del momento, lo stadio tutto pieno, che magari sì, ti può dare quel qualcosa in più. Io non so che cosa volesse aggiungere per Luigi, do la parola a lui che l'ho lasciato in silenzio e gli chiedo scusa. No, figura, Armando. Per quanto riguarda il discorso della punta, adesso non lo so perché... Però sono d'accordo con Armando quando dice che serve uno come, secondo me, uno come Marotta a questa squadra, uno o come Scappini o Sforzini, perché comunque te la risolve una partita e quell'invenzione anche all'ultimo minuto forse ce l'hanno. Non perché Iemmello abbia qualcosa di diverso, perché secondo me Iemmello è, come già visto l'anno scorso, è una punta centrale con De Zerbi, però è... Nasce seconda punta. Ama partire da lontano per poi avvicinarsi alla rigore. Non è proprio quel tipo di centravanti che il classico centravanti della Lega Pro, ecco, come poteva essere un Mastro Nunzio oppure un Germinale quello qualsiasi, giusto per citare alcuni nomi. Poi volevo anche aggiungere un'altra cosa, visto che se ne leggono di tutte sui social network. Per quanto riguarda Micale, visto che molti stanno addossando le colpe della sconfitta amicale per il primo gol subito oppure anche per il terzo, io qui non credo che siano questioni di altezze o... Ma Gianluca comunque anche l'anno scorso avevo dimostrato di essere anche un grande portiere, perché l'abbiamo visto con la Casertana nella partita giocata di venerdì 10 aprile, ecco, anche nella stessa partita con la Juve Stabia, quando salvò su Fripp all'ultimo minuto il suo diagonale di sinistro, l'ha messa in calcio d'angolo. Quindi non credo sia questione di portieri, ecco. Posso dire una cosa? La difesa non lo so sinceramente, perché sarebbe facile adesso, faremmo tutti quanti finti preti di adesso, prima sono fenomeni, adesso sono prosci. Bisognerebbe capire cosa davvero sia successo a questa squadra, perché non so se può essere anche questione di motivazioni oppure se la fame, la voglia o la cattiveria, perché... Beh, il primo gol che ha preso oggi era imparabile, penso anche se ci fosse stato Narciso non l'avrebbe preso il primo gol. Poi se vogliamo parlare in generale di come sta reagendo la difesa non è composta soltanto dal portiere, chi capisce di calcio sa benissimo che c'è bisogno di che molti giocatori facciano il loro dovere prima che arrivino degli attaccanti a tirare in porta e a fare gol. E poi c'è in estremo, come estremo difensore, il portiere. Quindi dare le colpe, chi dà le colpe in questo momento al portiere è qualcuno che non capisce niente di calcio. Scusate se mi permetto. Però c'è da dire... Adesso sarebbe facile adesso le colpe al singolo, colpa di tizio. La questione legale, secondo me, ce la portiamo avanti da inizio anno, nel senso, mi spiego, non saranno problemi, non saranno colpe sue sui gol,
anche se secondo me sull'ultimo un po' di colpa ce l'ha, però nel senso è chiaramente un portiere che, con tutto l'affetto per Michele, non è adeguato a fare il secondo in una squadra che vuole vincere il campionato. Però io non gli faccio una colpa per questo, io faccio, ci sono due livelli di colpe prima di arrivare a Michele. In primis Narciso, perché è un portiere di quell'età lì e di quell'esperienza là, che da espulso si fa dare 3 giornate per parole offensive contro chi che sia, è uno stupido, cioè nel senso è qualcosa che non va fatto, non va fatto se tu devi essere ad esempio per i più giovani e devi essere ad esempio. Due, come questo qui è stato un errore di Bari, di De Zerbi, cioè spendi 6 milioni per costruire una squadra fortissima, o per un secondo portiere d'esperienza, un minimo, che se mai, cioè, fosse mai infortunato Narciso per più di 4-5 partite, Michele è un portiere troppo giovane, è un portiere che secondo me non dà più che negli interventi in sé, non dà sicurezza alla difesa, che già di per sé la difesa già non è granché sicura. Va bene, approfitto per salutare Pino, Eugenio e Valentino, che oggi non sono potuti essere con noi per problemi di lavoro. Un saluto a voi. Andiamo con il giro finale, mi raccomando, concisi tutti. Vi chiedo, ma siamo sicuri che sul 2-2 a qualche minuto alla fine non ci si potesse accontentare anche di un pareggio? Cristian, magari. Io ci ho sperato davvero fino all'ultimo, nel senso che comunque sarebbe stato salvare l'ennesima, perché comunque la sconfitta fa male, un pareggio avrebbe lasciato dell'amaro in bocca, però comunque avremmo portato a casa un punto che, visti i tempi, vista la classifica, ti avrebbe lasciato almeno un minimo la speranza di poter rimediare nelle prossime partite. Adesso questa speranza secondo me non c'è più, almeno parlo personalmente. Io credo che risalire sarà ancora più difficile, perché psicologicamente non siamo in grado di mantenere un pareggio, figuriamoci se siamo in grado di convincerci che dobbiamo fare i playoff e fare il migliore dei mondi, a meno che non avviene veramente questa svolta, cioè questa svolta, sperando che non sia tattico tecnica, nel senso che non sia dovuta ai giocatori, alla o agli schemi in campo, ma sperando che sia soltanto una questione psicologica, anche se ci credo poco, e solo così possiamo provare a risalire e a giocarcela fino alla fine, perché poi alla fine è quello, chi ama il Foggia tanto comunque continuerà a seguirlo e tiferà sempre per quei colori in campo, anche se le speranze e la matematica ci condannano. Il problema è un altro, il problema è che bisogna dare una svolta nel minor tempo possibile, se il progetto di Sannella triennale rimane in piedi, perché questo è un treno che poi non passa più, questo è un treno che non passa più. Perfetto. Giacomo, eccomi. Allora, questo 2-2 era proprio un risultato inaccettabile, vista come era andata la partita oggi. Beh, no, con solo di voi ti dico meglio il 2-2. Per come l'ho vissuta veramente, ti dico che sul 2-2 non vedevo l'ora che la palla tornasse a centrocampo, nella speranza che se ne potesse fare un altro. Certo, perdere fa male sempre, ripeto, devo dire la verità, anch'io sul 2-2 dicevo andiamo, spingiamo, segniamo, però è normale, consiglio di voi essere contenti del pareggio, purtroppo invece non è andata così, mi dispiace tanto, perché la squadra è forte, mannaggia. Va bene. Sulla carta, Armando, vengo da te, ti faccio una domanda da 2 milioni di dollari, come hai detto tu prima. Ma non è che la società ha peccato anche un po' di inesperienza, e mi riferisco al fatto di non esonerare un po' di domeniche fa De Zerbi, per dare una scossa a questa squadra? Il problema principale è che esoneri De Zerbi, ok, la squadra è costruita intorno a De Zerbi, io penso che sia difficile per un allenatore che arrivi in questo momento al Foggia adattarsi a fare un altro modulo, un'altra tipologia di gioco con i giocatori che ci sono a disposizione, perché qui ritorniamo al discorso precedente, manca una prima punta.
Se fosse venuto, per esempio, faccio l'esempio di Braglia tanto tempo fa, Braglia sta facendo la fortuna a Lecce con due centravanti di qualità, che sono Moscardelli e l'altro Curiale. Curiale è uno che entra, ti spacca la partita, ti fa gol, e lo ha dimostrato in più di un'occasione. Io tra l'altro, riagganciandomi alla domanda precedente che facevi a Cristian e a Giacomo, io sul 2-2 non ho pensato nemmeno per un minimo momento che il Foggia avrebbe smesso di attaccare, perché conosco De Zerbi e so che De Zerbi a quel punto non si sarebbe accontentato del pareggio. A quel punto ho detto: rischiare per rischiare, la provo a vincere, anche perché fondamentalmente sì, te ne vai con una sconfitta, te ne vai con un punto di meno, però se fossi riuscito nel colpaccio, anche moralmente, quella vittoria ti avrebbe dato una svolta importante, e non solo dal punto di vista numerico e della classifica, ma appunto tu avresti affrontato una settimana diversa con... al novantesimo. Sì. Cioè, io avrei capito questo tuo ragionamento al 70esimo, all'80esimo, ma al 90esimo. Sì, ma chi pensava di perdere? Non sono manco affacciati una volta in secondo tempo. Sei riuscito a recuperare una partita, non sei neanche tu, pretendi ancora di attaccare. Però... di che sto parlando? Sì, ma tu avresti mai immaginato di perdere questa partita? Poi sul 2-2, l'avresti mai immaginato? Vabbè, però... esattamente quello che intendevo. Però assolutamente, però è successo. Però succede sempre. Ci si divide, giustamente, ma De Zerbi l'ha detto nella prima conferenza stampa, addirittura quando si presentò: io se mi ritrovo al 90esimo ad essere sul 2-2, io non dirò mai alla mia squadra tornerò, io dirò alla mia squadra provate a vincerla. Poi no, abbiamo già visto una situazione del genere in cui De Zerbi ha giocato indietro e non abbiamo attaccato, il Foggia stava su un pareggio, non mi ricordo dove, aiutatemi, e abbiamo visto il Foggia che completamente si era chiuso, si era fermato il gioco del Foggia proprio per mantenere il risultato e portare a casa abbiamo un punto. Abbiamo visto anche la sostituzione con qualche difensore, insomma, ecco. Cioè, abbiamo visto queste situazioni, quindi sarà pure come dite voi, però non è sempre così nella testa di De Zerbi, non è sempre così. Sì, però, sì. Però guardate, eravamo alla fine eravamo alla fine della partita, eravamo oltre il 90esimo. Io devo dire la verità, è chiaro che un punto era meglio portarlo a casa, ma onestamente in questa scelta di continuare ad attaccare della squadra più che di De Zerbi, perché avete notato come credo Chiricò abbia preso il pallone, o Arcidiacono, adesso non so chi dei due abbia recuperato il pallone e l'abbia portato a centrocampo e l'abbia schiacciato lì, ci hanno provato. Questa non credo che sia una cosa sbagliata, cioè a quel punto ci dovevano provare, anche perché siamo onesti, una vittoria, il tentativo di metterla dentro, e poteva anche esserci, poteva anche andare, perché il Messina aveva, diciamo, in un certo modo era lo sbando, anche se poi dopo col contropiede ci hanno punito. E bisognava provarci, tanto porti il punto o porti zero a casa, da un punto di vista psicologico forse ci pesa, e avete ragione quando dite che magari un punto ti pesava meno, però i tre punti se ti andavano bene ti tenevano a galla per il primo posto, primo posto che secondo me l'abbiamo perso a gennaio, poi qualcuno magari ha continuato a pensare dopo, ma il primo posto l'abbiamo perso a gennaio con quello sciagurato periodo. Visto che ci sono, vi aggiungo anch'io qualcosa. Concludo pure. Diciamo, poi lascerò a te, Vincenzo, la conclusione finale, per carità. Io credo che dobbiamo essere concreti. Allora, una cosa è l'attaccamento alla maglia, e questo rimane, questi colori sono i nostri, anche in qualunque serie, in qualunque circostanza, noi non li lasciamo. Però, ecco, ce l'abbiamo tutti questa, e chi non ce l'ha stampata lo stesso sulla pelle. Il punto è un altro. In questo momento dobbiamo gestire la caduta. Sono caduti gli obiettivi, le illusioni. Quest'anno non siamo riusciti, lo dobbiamo dire adesso, che io lo sto dicendo un po' di domeniche. Convinciamoci che non siamo riusciti a prenderci la promozione diretta. Cerchiamo di giocarci
i playoff, dove no, è una lotteria, non ci riusciremo, ma almeno cerchiamo di centrarli, perché se non centriamo i playoff, io mi ricordo a quella conferenza stampa in cui fu presentata al comune la nuova società, l'intervento del presidente uscente, dell'avvocato Verile: non vi ho dato la società, non esco fuori da questa società per fare il sesto posto, cioè abbiamo fatto il settimo posto, dovete fare meglio, ma non, il meglio non deve essere il sesto posto. Io adesso non vorrei che poi alla fine dobbiamo anche dire: oh porca miseria, aveva ragione, cioè il meglio... vabbè, però abbiate pazienza, cioè alla fine il settimo posto con i mezzi che aveva l'anno scorso la società mi sembra comunque non paragonabile a questa società. Se arriva ai playoff, non la società, questa squadra, l'espressione deve essere corretta, questa squadra, se arriva ai playoff è un obiettivo di secondo livello, ci dispiace, ma è quello che il livello minimo, il minimo sindacale che ci aspettiamo. Io mi aspetto che questa squadra, perché la società può fare ben poco, gli acquisti li ha fatti e ha fatto gli acquisti che sono stati decisi da altri, quindi giustamente è stato l'allenatore, è stato il direttore sportivo a scegliere dei giocatori. Io mi aspetto che questa squadra si metta d'impegno per l'obiettivo di secondo livello, il piano B, facciamoci almeno i playoff. Mi aspetto questo, non mi aspetto tutti, mi aspetto almeno questo, cioè io non pretendo ancora, non vado ancora appresso al discorso che la matematica, perché il calcio non è fatto solo di matematica, è fatto anche di sensazioni. E la sensazione che noi quest'anno ci fossimo un po' illusi, l'ho avuta al quarto pareggio in casa, lo dico chiaramente. Il quarto pareggio in casa per me è stata, poi dopo siamo rimasti a galla perché gli altri non erano ripartiti, avevano ciccato anche loro, però mi sembrano più concreti gli avversari. Vai Vincenzo. Va bene, a questo punto io chiuderei questa chiacchierata con gli amici, invitando quelli che ci stanno ascoltando di partecipare anche loro a queste chiacchiere che ci divertiamo a fare nel post partita. Ringraziamo per essere intervenuti Armando e Pierluigi, abbiamo Giacomo, Cristian. Volevo chiudere con questa considerazione a seguito della partita che abbiamo fatto contro il Siena. È nato un grosso gruppo in Facebook, Foggiani del Nord, che si sta organizzando per la partita di Coppa Italia. In questo gruppo praticamente tutti gli esuli foggiani del Nord si stanno organizzando per seguire quelli secessionisti. Sì, i secessionisti del Nord. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi e alla prossima. Forza Foggia! Forza Foggia! Sempre! Sempre Forza Foggia! Sempre! Ciao! Sempre. Ciao.